Grazie Presidente, grazie senatori, grazie Governo. Ricordo quando ho esordito dicendo che in quest'Aula ogni giorno è il giorno ed oggi è il giorno importante per affermare e formalizzare con decisione che le donne si devono solo rispettare. Nel 99 l'Assemblea Generale dell'ONU ha istituito il 25 novembre come giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Lo fece in onore delle tre sorelle Mirabal. Da uomo, da italiano e da ciociaro, quando immagino di legare il dolore di una donna ad una data, non posso non pensare al 1944, quando a seguito dello sfondamento della linea Gustav, i soldati marocchini, i Goumier, incorporati all'esercito francese, furono ignobilmente ripagati dal generale Juin con un macabro regalo, 50 ore di assoluta libertà, deliberando così un vero e proprio diritto di preda, diritto di poter abusare liberatamente ed a piacimento di tutte le donne e di tutte le età, come fossero giocattoli di sfogo. Le marocchinate. Sono date lontane, ma le ferite devono rimanere sempre aperte ed indelebili, per rispetto, per capire, per non giustificare e per non dimenticare. Ed ancora oggi, però, serpeggia il maledetto concetto di sudditanza, di sottomissione da imporre alle donne, una sottomissione che nasce da una cultura ignorante, cattiva, disprezzante, disprezzo delle volontà e delle libertà di bambine costrette a sposarsi in età di pubertà, disprezzo ed ignoranza religiosa e culturale che impone mutilazioni genitali e matrimoni che debbano essere necessariamente celebrati tra connazionali. Disprezzo per il valore della gravidanza, non più un giustificato atto voluto e desiderato coscientemente anche a tutti i costi, ma calcolato e comprato, servendosi della povertà economica di chi vende o deve vendere il proprio utero. Disprezzo che sfoga nella volgare, distorta, malata ed egoistica soddisfazione della pedopornografia. Disprezzo ed egoismo ed egoistico e superbo che sfocia in violenza fisica, violenza che troppo spesso e troppo facilmente porta a ferite indelebili come quella dell'acido o alla morte, una morte che poi lascia morire i cari e i familiari. Disprezzo che vuole giustificare offese e violenze psicologiche e spesso il mezzo di tale disprezzo è il telefonino. Questo si trasforma in una pistola silente i cui proiettili micidiali ed anche mortali sono le parole, le offese, le minacce. Nel 2017 1827 casi di stalking e questo dato, in difetto se si considerano le desistenze, la paura, la vergogna e la bugiarda speranza del non sia vero, impegna il governo all'attenzione, alla correzione, al controllo di un atteggiamento della cultura che se non sei mia non sarai di nessun altro. Un atteggiamento malato che nel 2017 ha causato almeno 2018 sentenze definitive di violenza sessuale e che ha ucciso una donna ogni due giorni. L'85% delle vittime sono familiari ed amanti. Eh sì, la morte alle chiavi di casa per molte, troppe donne. Dispiace constatare in questi ultimi anni, e non voglio essere taciuto e frainteso soprattutto, di razzismo, anche il disprezzo della donna bianca. Purtroppo è una verità che impegna il governo a non volere più ospitare bestie che uccidono senza pietà e senza paura, abituate a riti e culture di un mondo che non ci appartiene. C'ho una bianca da stuprare. È questa la frase di chi ha picchiato, sprezzato, accoltellato il corpo di una ragazzina di appena 16 anni e che poi l'ha scuoiata, spezzata, giugulata con una tecnica tipica
di tradizioni religioso-culturali arretrate, la macellazione. Ed allora saremo un governo che non accetterà queste bestie e che non varrà mai dare un premio o una giustificazione o una riduzione della pena. Insegniamo ed obblighiamo al rispetto delle donne. Amate, rispettate la donna, non cercate solamente conforto, ma una forza, una ispirazione, un raddoppiamento delle vostre facoltà intellettuali e morali. Cancellate dalla vostra mente idee di superiorità, non ne avete, lo recitava Giuseppe Mazzini. La donna non è uno strumento di piacere, un gioco, un vizio, un peso, ma la donna è l'inizio dell'avvenire. La donna siete tutte voi, senatrici, che onorate quest'Aula. La donna è Liliana Segre, la donna è Silvia, la nostra volontaria rapita in Kenya. La donna è Michelle e Giulia dell'Associazione Doppia Difesa. E donna sono le nostre madri e le nostre figlie. Noi della Lega, con tutti voi, coscienti delle difficoltà, siamo obbligati a difendere fino alla morte il rispetto morale, culturale, psicologico e fisico di tutte le donne. Ecco perché chiedo sincera collaborazione per provvedere alle disposizioni della Convenzione di Istanbul, prevenire violenze, proteggere e sostenere le vittime, perseguire trasgressori, proteggere e contrastare le violenze, e non sottovaluteremo la volontà di innescare un vero e forte cambiamento, educare i cittadini, proseguire alle promozioni di adeguate campagne di informazione, rieducare gli uomini maltrattanti, aggiornare le mappature dei centri antiviolenza e aiutare le donne a capire che solo l'amica non può salvarla. Può essere uno sfogo momentaneo, ma ci si deve affidare alle forze dell'ordine, che in questi ultimi anni stanno aprendo degli sportelli necessari e importanti per la difesa delle donne. E già ieri, il 28 novembre, abbiamo dimostrato l'impegno al rispetto alle donne con l'approvazione da parte del CDM del Codice Rosso. Noi, caro PD, non lo abbiamo solamente scritto e lasciato nei meandri del Jobs Act. Abbiamo agito, e abbiamo agito come il braccialetto elettronico nel decreto sicurezza. Non facciamone perciò una gara, evitiamo, anche perché perdereste. Onoriamo l'impegno e lavoriamo piuttosto come abbiamo fatto la scorsa settimana, quando il nostro capogruppo della Lega ha organizzato un convegno dove il sottosegretario Borgonzoni, dove il ministro Bongiorno, dove la presidente Casellati sono intervenuti. Ed allora abbiamo condiviso un solo fine. La Lega oggi quindi voterà convintamente sì agli emendamenti del nostro interesse. Grazie.